Se dovessi caratterizzare queste Cumulus 24 di ASICS, direi che sono fondamentalmente delle Nova Blast 2 disegnate però in maniera più tradizionale. Per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 286 grammi, drop 8, 34 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede. Nella versione femminile sono un millimetro in meno sia nel tallone sia nell'avampiede. L'amico puntualizzatore sappia che ASICS utilizza una classificazione diversa. Ad ogni modo, l'essenza della scarpa è veramente quella di essere un daily trainer ad un prezzo fondamentalmente eccezionale. Ho amato e apprezzato soprattutto la tomaia, che ha un discreto spazio nell'avampiede, ha una costruzione davvero fantastica, un tallone molto molto ben disegnato che rende il piede davvero coccolato. Il tallone smussato è soltanto evidenziato poco poco. Questa cosa potrebbe creare ai tallonatori seriali qualche problema nello smorzamento delle forze. Secondo me non è comunque un problema, è presente comunque nel tallone, non poteva mancare visto che è nel nome anche una quantità di gel, ma questo gel non si sentirà più di tanto perché soprattutto l'ammortizzazione è determinata da questo fantastico flight foam che vi consente, come ho detto, di correre davvero molto velocemente e sul cuscino. Ho amato anche i lacci piatti, la presenza di questa linguetta paffuta, la possibilità che il collo del piede sia davvero coccolato, però chiaramente il cuore della scarpa è il famoso flight foam blast senza il plus, che permette a tutti i podisti amatori di correre davvero velocemente a lungo e comunque di avere una sensazione di appoggio sul cuscino, nonostante il fatto che correndo velocemente questa scarpa vi consente di proiettarvi in avanti. Ma il mio suggerimento è quello di utilizzarla soltanto per le corse lente di tutti i giorni, dove ovviamente l'obiettivo è quello di dimenticarsi di avere una scarpa ai piedi. La costruzione del battistrada a onde è davvero molto efficace, vi consente comunque di avere una flessibilità importante della scarpa stessa. Riuscirete davvero a correre a lungo in un momento di grande inflazione. Questa scarpa ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo e vi consentirà di essere utilizzata per tutta la stagione, non soltanto quest'estate, ma anche e soprattutto se correte pochi chilometri al mese per tutto l'anno. Qualche giorno fa ho incontrato comunque il prodepodista che ci ha raccontato le sue impressioni. Voi nel frattempo stay strong, iscrivetevi al canale, anche perché ci saranno ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Sentiamo cosa ci ha detto. Lui ovviamente è il famoso ottimista della situazione. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, siamo finalmente giunti, visto che ho ripreso a correre, alla recensione completa delle Cumulus 24. Non potrai mai sapere cosa ho detto nella prima parte, ma secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma tra l'altro stai bene? Ma per ora sto bene, mi devo toccare. Non lo so, ma intanto te le tiro, ho fatto il corso. Guarda, prima mi hai lanciato un pacco, è disastro, sei stato. Vado. Guarda qua. A chi sono adatte queste scarpe? Mamma mia, ma le usate quando queste qua? Cioè, hai fatto una corsa dentro nella palude. Al Monte Stella le usate, ma sono come le tue. Sì, io ne concio sempre un casino. Sì, in effetti te corri sull'asfalto, quindi non le vonci tanto, io un disastro. Ma chi sono adatte? Un po' a tutti i runner che devono fare le corse lente, fondamentalmente. Forse l'avevamo anche già detto. Supinatori, lievi pronatori e neutri è la scarpa giusta. Fondamentalmente gli unici atleti a cui non le consiglierei sono quelli che pesano più di 75 kg, al massimo gliele potrei consigliare per fare le gare a loro. E per quali distanze le utilizzeresti, dalle brevi alle lunghe, ma quanti chilometri? Guarda, ti direi che è una scarpa daily trainer, ma è comunque una scarpa abbastanza veloce, quindi la utilizzerei anche nei lunghi lenti, magari non nei lunghi strutturati per la maratona. È ovvio che se corro sopra i 4,30 invece va benissimo, per dare un'idea di passo. Sì, in effetti ritmi cosa suggeriresti? Ma guarda, io ti dico, nei daily trainer va bene qualsiasi ritmo, cioè a parte che dubito che ci sia tanta gente che corra i lenti sotto i 4,20, ma
dai 4,20 ai 5,30 ai 6 secondo me vanno benissimo, ti ripeto, stare solamente un attimino accorto sul peso, perché rischio che a 6 al chilometro con 85 kg di peso di spiattellarle abbastanza. Appena le avevamo tra virgolette prese, ci avevi raccontato che la tomaia era fantastica, che sensazione hai avuto e soprattutto stesso numero, mezzo numero in più per questa scarpa. Sì, era fantastica quando erano pulite, adesso sono un po' impolverate. No, comunque stesso numero assolutamente, è fantastica, è fatta bene, è un bel tessuto, è morbida nei punti giusti, direi molto classica, anche bella da vedere sicuramente. So che hai apprezzato molto la linguetta e la preferisci, come già ci avevi raccontato, rispetto a quella delle Nimbus. Che sensazioni ti hanno dato? Delle sensazioni normali, che poi è quello che vado a cercare nelle scarpe, nel senso non mi devono dar fastidio al dorso del piede, devono stare belle strette, quando le stringo forte, perché le scarpe bisogna stringerle forte, non danno problemi, quindi avvolge bene il piede, io non chiedo niente di più dalla scarpa. Domanda super difficile, invece l'intersuola Flight Foam Blast, come l'hai vista e rispetto a quelle delle Nimbus che hanno la versione Plus, che differenza hai notato? Fondamentalmente, adesso ricordi, l'avevamo provata l'altra volta, erano molto più morbide le Nimbus. Invece Andrea, a livello di battistrada, che sensazione ti hanno dato correndo? Ovviamente è una scarpa molto interessante. Allora, battistrada, cioè ti stavo dicendo prima che comunque sono delle scarpe da utilizzare dai 3,50, 3,40 in su, quindi ti dico che lì non hai grossi problemi di grip, anche su pista bianca corre a 3,40 non ti scivolano via i piedi, devo dire che poi comunque non sono così tanto intagliate, hanno degli intagli profondi qua davanti come se fossero la tigre, giusto, tipo tigrati, quindi quelli danno un buon grip, diciamo. Invece sappiamo benissimo che ASICS ha il vanto di avere scarpe diverse per uomo e donna. Chiaramente non so se le tue allieve le hanno provate, ma cosa ne pensi in generale? No, le mie atlete non le hanno provate, quindi non saprei dirti. Sicuramente un plus per ASICS, credo che cambi però fondamentalmente solamente la larghezza della pianta del piede, perché di solito quelle della donna sono un pochino più strette, tra virgolette un pochino più corte. Per il resto credo che intersuola e tomaia rimangano uguali. Sì, non so se poi in questo caso c'è il famoso plus 3 di ASICS che hanno un drop di 3 mm più alto, poi metterò se la cosa è effettivamente vera. Invece ti chiedo, a livello di pregi e difetti di questa scarpa, secondo te quali sono? Ma pregi ne ha tanti, diciamo che comunque l'intersuola è molto buona, rispetto ai vecchi modelli è cresciuta molto. Tomaia classica, ma ti ripeto che va benissimo così, non mi aspetterei niente di meglio. I punti di debolezza secondo me rimangono sempre quelli della Cumulus, che praticamente ha lo stesso peso di una Nimbus, io l'avrei fatta 30-40 grammi in meno, magari un pochino più filante, però per assurdo va bene anche così, tanto è la scarpa da lento per chi pesa sotto i 75 kg, quindi va bene lo stesso. Hanno comunque ridotto il peso rispetto alla versione precedente e quindi comunque stanno ascoltando i tuoi consigli. Però hanno abbassato anche la Nimbus, cioè va benissimo, ma non stanno mantenendo stanno mantenendo sempre più o meno lo stesso peso. Che poi non ho mai capito dove c'è di più, perché nella Nimbus c'è il supportino antipronazione che dovrebbe pesare un attimo. Qua non c'è, quindi boh. Probabilmente è il Flight Foam Blast più leggero sul Plus, più leggero sull'altro modello. Invece Andrea, ti chiedo, qual è secondo te la durata di questa scarpa? No, questa è una scarpa anche lì molto classica, i suoi 800 km se non di più se li tiene sicuramente, non è una scarpa che si scarica prima, quello posso assicurarlo abbastanza. Non l'abbiamo tirata agli 800, ma sicuro ci arriva. Mi hanno chiesto quale rotazione oramai suggeriamo in casa ASICS e secondo me nei prossimi giorni dovremmo riprendere a fare i famosi short di 60 secondi per raccontare quali sono le scarpe delle varie aziende che suggeriamo per i vari ritmi. Grazie Andrea, stay strong, keep running,
Ci vediamo alla prossima e spero di vederti anche a qualche gara a questo punto. E a sto punto sì, dai, io adesso continuerò a fare garette in giro e qualcuno lo becco e vediamo. Grazie, ciao! Ciao!